Allora, oggi parleremo del Martini Dry. Martini Dry è un cocktail aperitivo classico conosciuto in tutto il mondo, probabilmente il cocktail conosciuto di più in tutto il mondo, e vedremo un pochino di storia, come è fatto e come si presenta. Nell'immagine che si può notare sullo schermo è appunto un classico Martini Dry con guarnizione con oliva. Si prepara con gin, vermouth dry e poi ci va una doppia guarnizione. O meglio, nel 2011 l'IVA consigliava di mettere uno sprizzo di scorza di limone sul martini, di sprizzare questo olio essenziale sul martini e oppure un'oliva verde. Quindi ti dava la scelta. Nella nuova codificazione la ricetta del Martini Dry rimane sostanzialmente quella, cioè un before dinner cocktail aperitivo, 6 centilitri di gin, 1 centilitro di vermouth dry, ma ti dice: aggiungi uno sprizzo di scorza di limone e poi, a richiesta, se il cliente vuole, gli puoi anche dare un'oliva. Le origini risalgono intorno al 1910, o quantomeno ci sono due ipotesi. La prima attribuisce l'invenzione, diciamo così, del Martini Cocktail a un barman di Armaditaggia, a un barman ligure, un tale Martini, appunto, che nel 1910 avrebbe inventato questo drink in onore di Rockefeller in questo albergo. Questa è la versione più accreditata al momento. Altri autori invece attribuiscono l'invenzione del Martini a Jerry Thomas, che cita nel suo testo il cocktail Martinez, quindi con EZ finale. Poi dice: nel tempo si è persa quella EZ, è diventato solo Martini. Però se noi andiamo a vedere questo Martinez degli Stati Uniti, fatto intorno alla fine del 1800, noteremo che la ricetta comunque è sostanzialmente diversa. Il Martinez comunque fa parte dei cocktail IBA dal 2020. Poi si può dire anche qualcosa di interessante sugli ingredienti. Gin è un distillato di cereali aromatizzato con varie erbe officinali, tra cui le bacche di ginepro. E ci sono tanti tipi di gin, per cui ora non stiamo anche a elencarli. Alcuni sono anche diversi, nel senso alcuni hanno una forte impronta aromatica di un'altra cosa, ad esempio il Rangpur sa di lime anziché bacche di ginepro. Questa è una pubblicità alla destra che puoi vedere, dove si nota una coppetta vintage del Martini con l'oliva dentro, e poi sotto c'è scritto: non è solo il Martini a essere conosciuto, ce ne sono anche tanti altri, tra cui cita il Daiquiri, il Manhattan, l'Old Fashion, il Bronx, il Sidecar, tutti cocktail comunque celebri all'epoca e conosciuti anche adesso. In questo oggettino qua, invece, è un oggettino curioso. Nacque, o comunque si diffuse sicuramente intorno agli anni 60, si chiama Martini Tester, si metteva nel taschino. E il cliente professionista, nel senso il cliente che voleva vedere se gli avevi fatto il cocktail Martini fatto bene, praticamente cosa faceva? Prendeva dal suo taschino questa pipetta, la immergeva nel cocktail e, in base al movimento delle palline, come si muovevano, poteva affermare tranquillamente che il cocktail era fatto bene, regolare, oppure troppo secco, oppure troppo troppo secco, extra dry. E una cosa che non si trova, ovviamente non si trova più, non è stata più prodotta, però su eBay, ad esempio, si possono trovare questi aggeggini. Questa è una pubblicità dell'epoca che dice: non è un gadget, si può lavorare con questo addirittura. Infatti diventa un esperto di Martini. E addirittura scrive: con questo oggetto puoi vedere anche se il tuo bartender è in grado di fare un martini degno di tale nome, di vedere appunto se dry, se è fatto bene e così via. Il prezzo dell'epoca: 1,95 dollari. Ora, ripeto, non si trova più questo oggetto, se non nei mercatini di antiquariato, ma è difficile, forse più negli Stati Uniti che non in Italia. L'altro ingrediente del Martini è il Vermouth Dry. Vermouth Dry è stato un prodotto creato in Francia per la prima volta, da Noailles Ypres. Poi, successivamente, in Italia hanno creato il Vermouth Rosso. Tant'è vero che il Vermouth Rosso è conosciuto nel mondo anche come Italian Vermouth, Red Vermouth, Sweet Vermouth, però c'è comunque proprio una produzione a una nota tutta italiana. Quindi sostanzialmente gli ingredienti sono due: gin e vermouth dry. Ci
Ci sono anche dei martini che hanno il vermut rosso come variante. Si chiamano infatti martini perfect, martini sweet e così via. Ma sono comunque dei cloni, delle varianti celebri del classico dry martini. Queste sono alcune pubblicità dell'epoca che sono interessanti perché vedendo le pubblicità dell'epoca puoi vedere a parte come sono vestiti, la moda e così via, i costumi. Puoi anche notare la forma dei bicchieri, le coppette, come sono e così via, e come sono cambiati anche nel tempo i gusti delle persone. Basti pensare che Martini è anche il nome di una celebre casa produttrice di vini aromatizzati e non solo. Ne produce addirittura quattro. Il Martini Rossi, che la versione rossa sweet, che però non è più un vermouth, ma un vino aromatizzato, il dry, il bianco e il rosato. E poi ce n'è anche un altro particolare che è difficile da trovare in Italia, che si chiama è il vermouth arancio. Per finire, vi consiglio poi, quando avete 10 minuti, di andare a vedere questa scena. È una scena tratta dal film Il fascino discreto della borghesia, dove una famiglia di persone ricche, è un film grottesco, anche surreale, non ha né capo né coda, però è fatto bene perché rappresenta proprio i vizi e le virtù, poche ma tanti vizi, della società dell'epoca, dell'elite dell'epoca. Allora, praticamente a un certo punto si vede la moglie, si vede questa donna che prepara il martini per gli ospiti a casa. E il proprietario dice, il padrone di casa dice, no, il martini andrebbe bevuto in un certo modo, fatto in un certo modo e così via. Per far comprendere le sue ragioni, chiamano da fuori, chiamano l'autista e gli dicono, assaggia questo martini. L'autista prende questo bicchiere di martini, la coppetta, e butta giù, come si suol dire, a goccia. Loro lo congedano, lo ringraziano, lo congedano, l'autista saluta e ringrazia anche lui e va fuori. E gli dice il padrone agli ospiti, dice, sì, ha visto come non, ecco, come non bisogna berlo, buttarlo giù così. Il martini va gustato, va quasi masticato, eccetera. Fa tutta una lezione, una lectio magistralis su come si deve bere un martini dry, facendo capire che il martini dry all'epoca era un must. Non stiamo parlando solo degli anni 70, ma stiamo parlando ancora di tempi molto più meno recenti degli anni 70. Negli anni 70 poi ci sarà questo film che, ripeto, la scena si trova facilmente su YouTube dal titolo Come bere un martini dry. Io per oggi vi ringrazio, ci vediamo al prossimo appuntamento con una nuova puntata sui nostri